Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Margherita Bertani e benvenuti a questo incontro appunto di dialogo legato alla mostra del 68, incontro dal titolo Desiderio Idolo. E siamo qui, abbiamo la fortuna di essere qui appunto con Pieralberto Bertazzi. Pieralberto Bertazzi, che nel 68 appunto frequentava la facoltà di medicina a Milano, poi è diventato medico e professore universitario in medicina del lavoro presso l'Università Statale di Milano e dal 63 partecipava a Gioventù Studentesca e fu uno dei primi giovani appunto all'origine della nascita del movimento di Comunione e Liberazione. L'incontro con lui, che è durato appunto da un anno a questa parte, ci ha permesso di entrare proprio nella ricerca storica del percorso che poi potete vedere nella mostra. E poi è stato importante perché una delle domande che ci bruciava e ci brucia tuttora è appunto cosa vuol dire cambiare il mondo, che contributo noi con la nostra vita possiamo portare al mondo. E questa è stata una delle domande al centro dei nostri dialoghi appunto. E l'incontro con lui è stato importantissimo e prezioso perché ha illuminato un aspetto inedito, cioè che è inutile cambiare il mondo perdendo se stessi. E per questo la prima domanda che volevo porti era appunto perché la tua generazione inizia a scoprirsi inappagata? E inappagata da cosa? Sì, grazie. E grazie anche a voi di essere presenti, perché io non credo di avere tante cose da dire, da chiarire, da analizzare, da insegnare. Però l'incontro in cui viene messa a tema, che io voglia o no, una fase, un momento, una svolta importante della mia vita, mi è sempre particolarmente utile per riprendere coscienza di me stesso, della mia storia, ma nel senso di quello che mi fa essere ancora oggi quello che sono e che mi fa ancora oggi desiderare di essere come sono stato dentro il mondo e dentro le situazioni. Quindi l'occasione di un dialogo per me comporta sempre una gratitudine. Per venire alla questione che hai posto, io credo che c'entri molto col titolo generale del meeting. Perché? Perché secondo me, non ho fatto degli studi di analisi sociologica, culturale, filosofica, ma parlo di quello che ho compreso vivendo, discutendo, guardando, essendo amico di certa gente, cioè quello che ho compreso è che lì si è posto veramente il problema, ma io non posso pensare alla mia felicità senza pensare alla felicità del mondo. Cioè ciò che rende felice me non può non avere a che fare con ciò che può rendere, diciamo, felice il mondo. Questa forza, perché necessariamente è un'energia, è qualcosa di potente. Se esiste e capisco, e io ne sento l'esigenza, perché voglio essere felice, ma capisco che questa cosa è profondamente imbricata, c'entra con ciò che rende e può rendere il mondo felice. Questa è la grande questione che si è posta nel 68. Questa credo che sia la grande questione che si pone ad ogni generazione. E nel 68 è stato particolarmente clamoroso sia come la questione si è posta, sia come la questione è stata risolta. Purtroppo attraverso un idolo che non era l'energia, la forza, la potenza che poteva dare felicità né a me né al mondo intero. Quindi questo, se vuoi, come osservazione generale sul perché. Anche nel 68 la generazione dei giovani si è sentita inappagata,
ma anche perché si è sentita inappagata e in maniera, anzi, questo cerco di dirlo adesso, in maniera particolarmente acuta, e però la clamorosità dell'evento è stato che la risposta poi ha pensato di trovarla in qualcosa che invece si è rivelato un idolo. E un idolo è quello che non dà la risposta vera al tuo cuore. Inappagata, ti ho detto, non faccio un'analisi, ti do tre elementi di risposta, però siccome mi aveva anticipato la domanda ci ho pensato su un attimo. Io qua qualche nota, anche perché parlo di me, però è importante trovare riscontro in esperienze altrui, in cose che hanno compreso persone più intelligenti di me, eccetera, eccetera. Quindi magari qualcosa prendo anche dalle note. Però direi, questo, ti darei tre elementi che spiegano questo inappagamento. Il primo sembra contraddittorio. Io non ero inappagato. Perché? Perché io questa potenza di desiderio per me e per il mondo e di corrispondenza a questo desiderio l'avevo vissuta qualche anno prima, incontrando la realtà del movimento verso la fine del mio liceo. E ripensandoci, non vi racconto cos'era GS, ma mi sono venute in mente tre cose che sono state fondamentali di questo incontro e che sarebbero state fondamentali anche per il 68, ma non le hanno viste purtroppo. E queste tre cose che ho incontrato in questa umanità così nuova, perché il movimento è un'umanità, niente di diverso, così nuova. E perché nuova? Perché uno capisce che è profondamente umana. Non è che aggiunge qualcosa all'umano, ti fa vedere cos'è l'umano, come diceva ieri sera al suo incontro il cardinale Scola parlando della testimonianza. Comunque, quali erano queste caratteristiche dell'umano che poi, ripensandoci, nel 68 è stato molto importante avere incontrato? La prima, non esisteva più la paura, ma non nel senso della tranquillità, ma la paura nel senso del doversi difendere da niente. Io mi sentivo a casa mia dappertutto. Nell'università, dove c'erano quelli che pestavano, cosa che non sono riusciti mai a fare con me, anche perché io avevo anch'io le mie risorse a 18-20 anni, soprattutto. Ma da lì, ai primi, che so, del terzo mondo che arrivavano in Italia, al trovarmi di fronte a un momento di liturgia che sembrava spiegarti tutto il mondo, cioè eri a casa dovunque, tutto era, non c'era, da nessuna parte c'era il disagio. Quindi tantomeno di fronte a dei giovani poi sarebbe stato che pur violentemente si ribellava. La seconda cosa importantissima che mi è venuta in mente come esperienza è che dava speranza. Ma in che senso? Nel senso che, come sapete, la speranza, uno pensa alla speranza e pensa a qualcosa che avverrà nel futuro. Sì, ma questo può essere, come si dice, lotto, anche uno va al lotto e spera che venga il numero. Oppure uno è ottimista e dice, sì, io ho speranza perché tutto sommato pensa che le cose... No, no, la speranza, che vuol dire la non paura del futuro, ma anzi l'apertura, l'attesa, mi era data da qualcosa che avevo già, che avevo incontrato, è qualcosa che vive nel presente. E qui ho incontrato una frase di Václav Havel, uno dei più importanti poi della primavera di Praga, è stato anche più avanti, non della primavera, dopo è stato
il primo ministro, lo conosciamo bene per il suo libro, eccetera, che fa vedere benissimo la differenza tra speranza e ottimismo. Questa ve la dico perché mi è servita moltissimo. Dice, la speranza non è sicuramente la stessa cosa dell'ottimismo. La speranza non è la convinzione che qualcosa possa riuscire, ma la certezza che qualcosa abbia senso indipendentemente dalla sua riuscita. Stupendo. Capite? Uno in una situazione così è un leone, dovunque. Non ha paura, lavora, si dà da fare e capisce, questa è la terza cosa, che diventa capace di costruire anche se lo legano. O come diceva Guareschi, anche se lo ammazzano. E queste tre caratteristiche, no? Per cui anche tutto quello che facevi, capivi che serviva a quel desiderio di verità, di autenticità che sentivi intorno, e, insomma, faceva parte di un'esperienza per cui io sono arrivato a scontrarmi col 68 nella sua esplosione, che non ero inappagato. Però c'era chi era inappagato, è giusto. E faccio due tipi, sempre attraverso le persone che ho conosciuto, non analisi. Dunque, un certo tipo di persone, di ragazzi della mia età, dell'università, poi del lavoro, eccetera, vivevano una sensazione di appagamento perché? Perché si era, ma questo lo vedete molto bene anche nella mostra, anche le cose che dirò dopo, perché si era in una situazione in cui sembrava che nel dopoguerra una società si fosse come compiuta, fosse a posto. Ma l'esigenza che bruciava dentro di verità, di giustizia, capivi che non reggeva di fronte alle spaventose contraddizioni che esistevano. Vi faccio qualche esempio. Stati Uniti d'America, leader, locomotiva della nuova civiltà uscita dalla guerra. Beh, negli anni 60 i neri non potevano sedersi sullo stesso autobus dei bianchi. Non potevano sedersi nella stessa zona del bar dei bianchi. Kennedy, John Fitzgerald, eletto nel 61, è stato il primo presidente esponente di una minoranza in qualche modo discriminata, anche se la cosa può stupirvi, che sono stati i cattolici negli Stati Uniti. Eletto nel 61, l'hanno ammazzato nel 63. E poi in quegli anni gli Stati Uniti stavano vivendo la perdita a decine di migliaia dei giovani per una guerra lontana, in un paese e tra un popolo sconosciuto, un popolo già diviso e oppresso, che tuttavia li avrebbe umiliati con la sconfitta. Ora, voi capite che in una situazione così uno dice, ma cosa abbiamo costruito? Per non parlare dell'Unione Sovietica e dei suoi satelliti. Perché negli Stati Uniti a questo punto, alla domanda, è stato possibile tentare una risposta. E i giovani nei campus delle università americane hanno cominciato a manifestare, e a manifestare in maniera pacifica, a cercare un altro modo di vivere, eccetera, eccetera. Lo dico al di là degli esiti. Per non parlare dell'Unione Sovietica, dicevo, dei paesi satelliti, dove appunto la costruzione della società perfetta sembrava venire a scapito della libertà, dell'iniziativa e della vita stessa della persona. Ma allora mi stai costruendo un sarcofago perfetto, non una società perfetta. E purtroppo questo fu qualcosa che in Occidente non fu compreso, ma magari lo accenniamo dopo. Da noi, nei nostri paesi, invece, le contraddizioni di fronte a cui ci si rivoltava
erano in qualche modo più immediate, più concrete. Per esempio, il maggio 68, mitico nel senso proprio del termine, che sembra la più grande rivelazione della storia, rivoluzione della storia, il maggio del 68 era una dimostrazione di studenti contro il progetto governativo di riforma dell'università. Solo che come sono scesi in piazza, è come se il cuore fosse esploso, ha detto: ma noi non ce ne frega niente del progetto di riforma dell'università, noi vogliamo, e lì tutti quegli slogan, vogliamo tutto, l'unica cosa che ci può accontentare è l'impossibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche da noi la prima università occupata, la Cattolica, nel novembre 67, perché l'hanno occupata? Perché avevano aumentato le tasse. Semplicissimo. E ancora, tutte le occupazioni che sono seguite perché? Perché c'era un progetto di riforma, la famosa legge Gui, che non passò mai. Gui, tra l'altro, era una persona, un politico molto serio. Comunque, la protesta era contro il disegno di legge. Però era questo gruppo di giovani, diciamo, che di fronte alla contraddizione della società diceva: no, qui noi quello che vogliamo non ce l'abbiamo ancora, dobbiamo... E all'inizio dicevano: dobbiamo ricercarlo, dov'è? Guardiamoci in giro, cerchiamo. Poi c'era un terzo gruppo, sto rubando troppo tempo, però no. Cerco di fare veloce qua. Terzo gruppo che era, secondo me, la maggioranza. Erano quelli il cui inappagamento era dovuto semplicemente all'irrequietezza del cuore e dell'anima, all'età che avevano. Ed erano quelli che a un certo punto si sono resi conto non tanto delle contraddizioni della società, delle cose non risolte, della società del benessere, che però il benessere non bastava. No, si sono resi conto di essere in una società basata sul formalismo, dove le cose non avevano autenticità. Lo studio, per esempio, io l'ho vissuto tutto in università, il 68, e all'inizio quello che si è cercato di fare è: ma come si può fare a studiare meglio? Non altro. E anche di un'educazione cattolica, come ricordava sempre di recente il cardinale Scola, parlando di quegli anni, che era tutta basata sulla educare a un impegno i cui valori erano la generosità, il formalismo e il moralismo. Bisogna fare così. Questo non bastava. E questo purtroppo, tutta la società era così, e di questo si è accorta molto bene, e qui vi rubo ancora tre righe di una citazione, una persona che quasi tutti conoscete, una grande filosofa del secolo scorso, Hannah Arendt, che ha scritto di recente un libro sul 68, e lei dice: la vulnerabilità dell'intero sistema si è rapidamente disintegrato davanti agli occhi attoniti dei giovani ribelli. E io ci ho ripensato e ho detto: è vero, perché all'inizio, almeno quello che ho visto io, non era distruttivo il progetto. Si cercava qualcosa, ma appena ci si è mossi è come se l'edificio fosse crollato. E uno è rimasto attonito di fronte a questo crollo. Tra l'altro, quello che dice anche nella sua... che ha detto Benedetto XVI, che dice Francesco anche nella mostra, quando ricorda i 10.000 gesuiti che se ne andarono in quegli anni. Proprio perché è stata una crisi che, diciamo così, non è stata dovuta ad una... non è stata causata dai giovani che... ma di cui i giovani si sono trovati ad essere, come dire, l'amica, forse il comburente, non lo so, insomma. Questo desiderio lì dentro uno non lo sentiva appagato. E questo
Questo forse riguardava la maggioranza delle persone, perché io ricordo benissimo nell'aula di anatomia all'Università Statale di Milano in via Mangiagalli c'erano dai fascisti dichiarati ai comunisti assieme, noi c'eravamo anche a cercare di ripensare come doveva essere lo studio universitario per diventare dei medici, dei protagonisti della società a misura del desiderio che avevamo dentro. Ecco, scusa, non so se... So che ho parlato tanto, non so se ho risposto. Sì, sì, grazie. E la seconda domanda riprende un po' un aspetto che hai messo in evidenza prima, cioè quando ti riferivi per esempio all'Unione Sovietica piuttosto che agli Stati Uniti, nel senso che studiando ci siamo resi conto di come il 68 sia stato un fenomeno globale e questo ci ha molto colpito. E infatti volevo chiederti, ma voi a cosa guardavate di quello che succedeva nel mondo e perché? Dunque, adesso io non sono qua come il 68 medio. Tu infatti hai sbagliato. Quindi, come ho fatto prima, ti dico cosa certo. Guardavamo noi, a cosa guardavano gli altri, eccetera. Anche perché avendo studiato un pochino di statistica, so, come molti sanno, che la media è una mentitrice, cioè non ti dice gli elementi, te li appiattisce. Comunque, io cosa guardavo te l'ho detto prima, e è quello con cui sono entrato poi senza problemi nella condivisione della iniziale del 68. Però sotto questo aspetto della situazione internazionale, eccetera, c'era la coscienza che si trattava di un fenomeno veramente globale. Questa coscienza c'era e sembrava che fosse un momento in cui i popoli oppressi stessero trovando la capacità e la strada per affrancarsi. In giro per il mondo c'erano tante esperienze che si chiamavano, tra virgolette, di liberazione, eccetera, eccetera. E il 68 guardò moltissimo a questo, proprio perché sembrava che fossero degli esempi da poter seguire, perché erano persone che si trovavano sotto l'oppressione o comunque sotto l'ingiustizia, eccetera, eccetera, e stavano invece liberandosi. E c'erano alcune di queste situazioni che avevano anche un alone romantico in qualche modo, anche questo tra virgolette, che ancora rimane. Pensate alla figura di Che Guevara, che ancora tra i ragazzi, credo, un po' di magliette ci sono in giro. Più un po' di frati che diventarono terroristi, eccetera, eccetera, o comunque lotta armata. Poi c'era invece, ma ve ne ha parlato a lungo Brandirali ieri, credo, per chi c'era poi quella applicazione della teoria marxista, comunista, che sembrava innovativa, di Mao in Cina. La rivoluzione permanente, quindi come qualcosa che sembrava che potesse rinnovare. E poi c'era un altro gruppo invece, o tanti gruppi, che seguivano una cosa fredda proprio, gelida, ma efficace, come quella che derivava dal leninismo e poi dall'Unione Sovietica, perché era gelida. A me le cose fredde piacciono moltissimo. Quando dico gelido intendo un'altra roba e credo che sia chiaro. Si guardava un pochino questo, ma guardando in giro per il mondo, l'ho accennato prima, non si è tenuto conto di cosa in realtà quelle ideologie avessero già generato nella nostra Europa. Per cui è stato come una specie di scotoma, cioè come se negli occhi ci fosse un pezzo dell'orizzonte, un pezzo dell'infinito, cioè insomma di quello che hai davanti, che non vedi. E cos'era?
E era la falsità di quelle risposte già documentata nelle società dell'est europeo. Società dell'est europeo, dove il 68, e adesso ci spendo qualche parola, ci fu. Ma fu un 68, tra l'altro, molto più potente del nostro, ma potente come non esito, ma come impeto e come verità. Tant'è vero che ci furono i due più importanti leader del 68 europeo, uno francese, Daniel Cohn-Bendit, e l'altro tedesco, Rudi Dutschke, che qualche anno dopo ammisero questo e dissero: in prospettiva, l'evento davvero importante del 1968 non è stato Parigi, perché naturalmente gli hanno chiesto cosa dice del maggio 68, perché 68 il top, cos'è? Il maggio francese. L'evento davvero importante del 68 non è stato Parigi, ma Praga, solo che noi non siamo stati capaci di vederlo. E questo è già un elemento che ti fa vedere come quell'impeto che muoveva da un desiderio vero aveva già i piedi nel fango, non era solido. Nell'est europeo, dove c'era stato nel 1956 una premessa, a Budapest, Ungheria, finita nel sangue, carri armati sovietici, eccetera. Ma proprio nel 68, nell'agosto 68, in questi giorni, a Praga, c'era stato quel tentativo che coinvolse anche il primo ministro di allora, Dubček, in quella che fu chiamata la primavera di Praga. E questo fu un tentativo grandissimo. Queste, come si dice, sono le perle da non dimenticare, che comunque sono anche la manifestazione di una verità di partenza di tutti. Ma loro, che erano sotto l'oppressione, hanno fatto capire che come in realtà si doveva e si poteva muovere. Per darvi un esempio, in questi anni, in questi giorni di agosto, credo sia stato proprio uno di questi giorni, dopo che anche a Praga nel 68 arrivarono i carri armati sovietici, un ragazzo di 19 anni, che si chiamava Jan Palach, si diede fuoco in piazza San Venceslao a Praga e morì, seguendo un po' l'esempio dei bonzi che avevano fatto in Vietnam qualche tempo prima. Io lo ricordo, nelle università, se andavi da qualcuno dei cosiddetti rivoluzionari, cos'è che dicevano? Sì, 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 ma in fondo forse era un fascista. Purtroppo questo sono piccole cose, ma che danno l'idea del perché anche l'incontro di oggi, se non sbaglio, si chiama proprio desiderio e idolo. Quindi un contesto internazionale era chiaro. Una generazione in tutto il mondo, in America Latina, eccetera. E, però, come dire, si è stato il secondo passo dopo il primo. Dopo il primo, da questo punto di vista, è stato purtroppo molto selettivo e si è indirizzato verso qualcosa che non poteva che fallire, ma che meno male che è fallito, diciamo, senza assumere le dimensioni che ha assunto nell'Europa dell'Est. E come dice Dutschke, quella frase è importantissima, perché non ha detto non l'abbiamo visto, solo che noi non siamo stati capaci di vederlo. Si era ridotto, immiserito il movente, il desiderio iniziale.
dove guardavamo noi, e finisco, dove guardavamo noi a livello internazionale? E beh, sai, in quegli anni il movimento era già presente in Brasile, aveva incontrato gente di tutto il mondo, ma soprattutto il primo convegno che fece il movimento GS nel 1959, il primo grande convegno pubblico, si chiamava Vivere le dimensioni del mondo. Perché Don Giussani lo motivò così, perché le prospettive universali della Chiesa sono le dimensioni normali dell'esistenza del cristiano. Uno, se è cristiano, se segue Cristo, vive al cuore del mondo, ma non in senso spirituale. È quello che accennavo prima, sente tutto suo, c'entra con tutto, è a casa sua dappertutto, incontra, costruisce, è certo, è forte. Ecco, noi guardavamo al mondo come il posto in cui vivevamo e in cui ci piaceva vivere e in cui volevamo stare. Grazie. L'altra domanda che volevo farti, che anche qua in realtà in parte è già venuto fuori nella prima domanda, però diciamo noi, almeno io personalmente, quando ho iniziato a studiare il 68 ho iniziato a farlo perché avevo un grande mito, come dire, forse questa può essere in un certo senso una strada da ripercorrere. E poi non si è rivelato così. Però quello che volevo chiederti era appunto, poi dimmi se sbaglio, però appunto questa domanda di autenticità, di vivere una vita più vera, di vivere in una società più giusta, era una domanda che c'era appunto, però appunto tu poi a un certo punto non hai voluto condividere la strada che per esempio poi il movimento studentesco ha preso, e quindi volevo un approfondimento su questo, cioè perché, che cosa appunto hai trovato in GS che in un certo senso ti ha permesso di non partecipare alla forma poi della contestazione. Sì, devo dire, è stato molto facile non partecipare alla forma della contestazione, non solo perché ci inseguivano coi randelli, ma anche ma fin da prima, perché era chiaro, come accennato, che si stavano dirigendo su una strada che era di distruzione di sé, e adesso lo esplicito, prima ancora che degli altri. No, per me la cosa è stata anche molto personale, perché io in quel frangente lì ho perso i miei amici più cari, che se ne sono andati dal movimento, ma degli amici per i quali avrei dato in senso letterale la vita. Anche quel giorno lì, scusa, regia, scusa, in cui mi hanno detto, noi, cioè GS va bene, la bassa, ma qui bisogna cambiare il mondo. E secondo noi bisogna buttarsi nella lotta politica a cambiare il mondo. 5 minuti prima uno mi avesse chiesto, ma se quei tuoi amici vanno via, tu cosa fai? Vado. Io questa gente non l'abbandonerò mai, per quello che avevo incontrato grazie a loro. Quando me l'hanno detto, io sono ancora sorpreso quando ci ripenso, gli ho detto no, io non vengo. Per quello che ho incontrato stando con voi. Quindi questo per me è stato il passaggio personale del non finire di là, ma e appunto questo
stato un aspetto dolorosissimo per me, perché sono sincero nel dire, 5 minuti prima mi avessero chiesto, se loro vanno tra le gambe del diavolo, tu cosa fai? Vado, mi fido troppo di loro, non li lascerò mai. Poi mi dicono, ma noi lasciamo quello? No, non mi sono mai pentito, ma veramente mai. Anzi, ho sempre ringraziato Dio che in questo modo prego sempre anche per questi miei amici. Ma è stato molto, al di là di questo parentesi personale, diciamo, è stato molto chiaro che la strada si stava per prendere era distruttiva. E come mi hai posto la domanda, è un po' la dinamica da cui poi è nato anche il nome Comunione e Liberazione. Perché appunto sia io che gli altri del movimento che c'era in università, un certo gruppo, no? Non potevamo non condividere quel tipo di domanda, di desiderio, di tensione. Soprattutto perché? Perché avevamo avuto l'esperienza che questa era la strada giusta per trovare la corrispondenza. Però bisognava tenerla aperta, mentre loro la stavano chiudendo dentro un'ideologia. E io, avendo questa domanda senza neanche saperlo, mi trovo in una vacanza sciistica e ho trovato qualcosa che mi ha detto, ma questa è l'umanità, questo è essere uomini, questo è essere ragazzi, questa è la vita, io ci sto. Quindi noi eravamo profondamente solidali con questa esigenza di liberazione, ma lo eravamo tanto di più appunto perché sapevamo che questa era la strada da tenere aperta per trovare la risposta. E noi l'avevamo trovata non come risposta che chiude, ma come corrispondenza che la teneva via. Dove? Nell'esperienza della comunione. Quindi tanto più uno desidera la liberazione, tanto più si appassiona di quello che ha incontrato, perché è quello che gli ha fatto capire che a quel desiderio c'è risposta. Quanto ci vuole? Non lo so, ma non me ne importa, perché è la dinamica con cui è bello vivere ogni giornata, capisci? Che soprattutto da una certa età in avanti può essere anche l'ultima, ma non quella che chiude, comunque quella che apre. Quindi c'era una forte consonanza con la loro domanda, ma c'era quasi subito chiaro che appunto si stavano dirigendo verso un idolo, cioè qualcosa che non dà una risposta vera, che dà una risposta illusoria. E insisto, tanto più condividivamo questa loro esigenza di liberazione, in quanto noi avevamo avuto l'esperienza che una risposta c'era. Quindi era importantissimo tenerla aperta, ma tenerla aperta, loro la stavano chiudendo sul maoismo, sul leninismo, su Trotsky, su eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ma questo non ve le cito perché il tempo sta passando troppo, c'è una bellissima anche citazione di Paolo VI, che diceva proprio non saremo noi a contestare del tutto questa contestazione, questo bisogno di rinnovamento che per tanti ragioni e in certe forme è legittimo e doveroso. Cioè, che ha cercato come di avvicinarsi, di capire, di comprendere, di abbracciare questa esigenza dei giovani. Quando Don Giussani, ma questo molti di voi già l'hanno letto, parla di una esigenza di autenticità che all'inizio ha mosso il 68, di autenticità a livello della vita sociale, ed è vero. Però, vi dicevo,
la strada presa per rispondervi lo si è visto presto in maniera clamorosa. Dico, per me e per noi lo è stato fin dall'inizio, chiarissimamente, ma purtroppo è diventato chiaro che è stata una strada, dicevo, di distruzione di sé prima ancora che degli altri, perché migliaia di ragazzi, nell'accorgersi che non andavano da nessuna parte, sono finiti nella droga. Tantissimi sono rimasti schiacciati da, e io ho presente nomi e volti di amici, di conoscenti, alcuni che sono nomi pubblici, altri no, schiacciati da questa disillusione, o da altri sono rimasti uccisi letteralmente dalla generosità tradita. Ma io per questo vi voglio solo, questo lo faccio, leggere un pezzo di una lettera di un ragazzo, anzi dell'amico di un ragazzo che si è suicidato, comparsa sul giornale Lotta Continua, che era uno dei gruppi più grossi, era anche uno di quelli da un certo punto di vista meno violenti come organizzazione, soprattutto perché poi avevano un giornale su cui hanno dato spazio al dialogo, alla comunicazione di questa crisi. E sentite cosa dice questi ragazzi, sono una decina di righe, ce la facciamo. Scrivo queste righe perché un nostro compagno si è suicidato. Vi posso dire decine di nomi, io, poi ce ne saranno altri. Purtroppo fatti come questi sono sempre più frequenti, non fanno neanche più notizia. Ce l'avevamo immaginata diversa la morte di un nostro compagno, ucciso dai fascisti, dalla polizia, e noi in piazza a gridare la nostra rabbia, a sfogare il nostro dolore. Certo, anche Roberto è stato ucciso dal nemico, dal più malvagio di tutti, da questa sporca società in crisi. Ma morire così, da solo, in una giornata d'agosto, in un'auto piena di gas di scarico? No. Anni fa pensavamo che la rivoluzione fosse lì dietro l'angolo ad attenderci cortese e sorridente. Si avanzava decisi verso lo scontro decisivo. Questa morte non è il frutto del caso. Roberto è morto anche perché siamo stati disumani, tutti noi, Roberto incluso, vittime di un certo modo di fare politica. Disumano è stato mandare allo sbaraglio i compagni davanti alle fabbriche. È stato il modo con cui si sono trattati i compagni silenziosi che non parlavano quasi mai nelle riunioni. Gli stupidi, perché quando parlavano dicevano male due o tre cose che parevano banali. Disumani sono stati piccoli e grandi leader, depositari del sapere e del potere. Disumani sono stati i rapporti ai cancelli con gli operai che per noi erano di volta in volta o fonte di notizia o lettore dei nostri volantini o persone a cui spiegare la rivoluzione. Ma tra i tanti motivi che ci spingono a modificare il nostro comportamento politico e personale c'è anche il desiderio che nessun compagno sia costretto più ad andarsene così. C'è il desiderio che tra la nostra splendida teoria, piena di futuri paesi delle meraviglie, e la nostra squallida pratica quotidiana, non si lasci più aperto un varco così grande dove un uomo possa perdersi. Ecco, questa mi sembra, al di là di analisi o di numeri, una testimonianza che spieghi purtroppo cosa è successo seguendo un idolo. E capite, è quel vuoto, quello iato tra il vivere quotidiano e la nostra splendida teoria. Era questo che per me si era saldato nell'incontro con l'esperienza di GS. Quindi
che il rischio era una cosa lieta, si poteva tentare, che si era piena di speranza, cioè sapere il senso di quello. E il quotidiano era il luogo dove tutto questo avveniva. E quindi non c'era questo vuoto. E questa è la gratitudine grandissima che ho verso questa esperienza. E come forse accennavo già all'inizio, è quello che è mancato ai ragazzi del 68. Finito. Grazie. No, se vuoi. Prego. No, io non aggiungo altro, se non che mi sembra che anche qua il punto centrale sia la domanda con cui anche la nostra mostra inizia e finisce, cioè quale vantaggio ha l'uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso. E, prima di salutarci, vi do due avvisi. Il primo, che domani, venerdì 24 agosto, alle ore 19, in Salone Intesa San Paolo A3, interverrà Muhammad Bin Abdul Karim Alissa, segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, la più importante autorità islamica rappresentante mondiale di oltre 50 paesi islamici. Sottolineiamo l'assoluta eccezionalità dell'evento, in quanto il meeting ospita il primo intervento in Italia del segretario generale Alissa. E poi, appunto, il meeting è un evento gratuito e per questo ci tengo a dire appunto che c'è la possibilità per ciascuno di partecipare a questa grande storia, senza la quale il dialogo di oggi non sarebbe potuto accadere. E per questo trovate in giro i punti Dona Ora, nei quali appunto ciascuno di noi può dare il suo piccolo grande contributo. Vi ringrazio e ringraziamo Pier Alberto Bertazzi.